Pari e patta tra M8 e Atletico Spoleto, un gol e un punto a testa utile a tutti, alla banda di Gagliardi per costruire la propria classifica e a quella di Ditanna per mantenere l'imbattibilità. Ma oltre al risultato, al Montioni, nel derby numero uno dell'anno fra le spoletine di seconda categoria, non sono mancate neanche le emozioni. Già al decimo minuto del primo scossone della gara, Labruto devia sulla traversa la botta di Auditore, ma non può nulla sul tapin di Montioni, che porta avanti la M8. Vantaggio che dura poco perché 8 minuti dopo arriva l'altro scossone, stavolta di marca Atletico. Dal limite Bassetti trova il pertugio giusto per infilare Dari e fa 1-1. La M8 vuole il gol e lo sfiora in un paio di occasioni. Al 28esimo Montioni colpisce il palo. 4 minuti dopo Auditore scalda i guantoni di Labruto. Ripresa, ancora tutto in bilico con i 3 punti che fanno gola. Parte meglio l'Atletico che all'ottavo minuto bussa alla porta di Dari con la rasoiata di Tardocchi. Il bomber vuole il gol e 3 minuti più tardi lo cerca a tutti i costi. In un amen batte per ben 3 volte a rete, ma trova Dari Argentati a sbarrargli la strada. Risposta M8 al minuto 16, ancora affidata al calcio piazzato di Auditore, ben smanacciato da Labruto. Col passare dei minuti calano le occasioni, ma al 42esimo Ferretti ha sui piedi il match point. Entra in area, calcia forte, ma sbaglia la mira. Si va verso l'1-1, che dopo 3 minuti di recupero l'arbitro sancisce e che, visto il sostanziale equilibrio di gioco ed occasioni, fa tutti felici e contenti.